Ed eccoci alla seconda parte. Le dimissioni del direttore del DAP, Dipartimento Affari Penitenziari, Francesco Basentini, non basta a cancellare quanto successo in poche settimane tra carceri in rivolta, morti, evasione e perfino mafiosi e assassini usciti a decine di galera in queste ultime settimane. Il ministro Bonafede, ricordo, prima di assurgere a 5 Stelle, ex DJ, è il primo responsabile. Ormai tutti gli italiani, io mi accodo e faccio volendo anche la voce da tenore, dimissioni, dimissioni, dimissioni. Sta succedendo infatti qualcosa di veramente vergognoso col prossimo governo che verrà eletto da noi italiani, perché torneremo alle urne e da allora provvederemo a eliminare questa, e la voglio definire, accozzaglia di traditori. Dovremo istituire, come ho già sentito dire da fonti ben più altolocate dell'umile giornalista sottoscritto, un tribunale del popolo per processare quanti stanno attentando alla nostra Repubblica barra alla nostra Costituzione. E arriviamo ad uno dei capitoli credo più scottanti degli ultimi tempi. Attenzione a quanto vi sto raccontando, perché ho trovato questa notizia andando a scavare di agenzia in agenzia come tutti i giorni, ma non verrà pubblicata da nessuno. Allora, uno strano ed occulto governo, come qualcuno lo definisce Bilderberg, ricordate questo nome, Bilderberg, con 128 invitati, di cui stavolta due soli italiani, e state attenti ai loro nomi che tra qualche istante andrò a darvi, si è riunito a Torino a porte severamente chiuse. Il gruppo Bilderberg, detto anche Conferenza Bilderberg o Club Bilderberg, è un incontro annuale ad inviti per circa 130 partecipanti, la maggior parte dei quali sono le maggiori personalità nel campo economico, politico e bancario. I partecipanti trattano una grande varietà di temi globali, economici e politici. Qualcuno l'ha definita una riunione segreta fra personalità tra le più potenti e influenti della Terra, con l'obiettivo di cercare di stabilire un nuovo possibile ordine mondiale. Allora, questo è il consiglio direttivo che potete andare a trovare se siete bravi. Allora, Henri de Castré, francese, presidente del comitato direttivo, presidente dell'Istituto Montagnier. Paul Acklenter, Germania, tesoriere del comitato direttivo, presidente della Deutsche Bank AG. Roger Altman, Stati Uniti, fondatore e presidente di Evercore. José Manuel Durão Barroso, Portogallo, presidente di Goldman Sachs International. Patricia Berbizet, Francia, AD di Artemis. Anna Patricia Botin, spagnola, presidente del Banco Santander. Svein Richard Brandsenberg, norvegese, presidente e AD di Norsk Hydro ASA. Il primo dei nomi lo conoscete bene. John Elkann, Italia, presidente di Fiat Chrysler Automobiles. Thomas Enders, Germania, AD di Airbus SE. E poi il nome inquietante, chissà mai, nessuno se lo potrebbe immaginare. Lilli Gruber, Italia, caporedattrice e conduttrice di 8,5 sulla 7. Incredibile ma vero. L'ultimo è Victor Halberstad, Paesi Bassi, professore di economia all'Università di Leida. Poi la composizione del Chairman Stichting Bilderberg Meetings, Connie Hadergaard, danese, presidente di KR Foundation. Hobson Meloni, Stati Uniti, presidente di Ariel Investment LLC. Kenneth Jacobs, Stati Uniti, presidente AD di Lazard. Alex Karp, Stati Uniti, AD di Palantir Technologies. Poi troviamo Klaus Kleinfeld, Stati Uniti, AD di Neom. Homer Koch, Turchia, presidente di Koch Holding AS. Marie José Kravis, Stati Uniti, presidente di American Friend of Bilderberg, Senior Fellow dell'Hudson Institute. André Kudelski, svizzero, presidente AD di Kudelski Group. Thomas Leisen, belga, presidente di KBC Group. Zenny Mintos Bedwes, Regno Unito, capo redattrice di Economist. Craig Mundy, Stati Uniti, dirigente di Microsoft.
Michael O'Leary, irlandese, AD di Ryanair. Dimitri Papalexopoulos, greco, AD di Titan Siemens SO. Michael Sabia, canadese, AD di Caisse de Dépôt et Placement de Québec. Spero di averlo pronunciato bene. John Savers, Regno Unito, presidente e socio di Micro Advisor Partners, ex direttore del SIS. Eric Schmid, Stati Uniti, presidente di Alphabet. Poi troviamo Rudolf Scholten, austriaco, presidente di Bruno Kreisky Forum for International Dialogue. Radoslav Sikorski, polacco, senior fellow Howard University. Peter Thiel, Stati Uniti, presidente di Thiel Capital. In fondo Marcus Wallenberg, svedese, presidente di Scandinavias e Skida Banken AB. Attenzione, chi più tenga sotto controllo da oggi, chissà che cosa ne potrà derivare. Torniamo in Italia. Attenzione all'ultima, mi permetterete, farlocata del governo italiana. A 3 mesi dall'inizio di questa crisi, con gli italiani che non hanno ricevuto quasi niente, le industrie che non hanno ricevuto le casse integrazioni ancora di marzo, e siamo il 1° di maggio, con i loro dipendenti a casa, ecco cosa vi promette, vi prometterebbe, sono parole gettate al vento, il governo. Fase 2, bonus per acquisti di monopattini e biciclette, ma vergognatevi. Tragedia nelle acque greche, parliamo di qualcosa di più congruo, ma è una brutta notizia. Mentre stava svolgendo un'esercitazione nelle acque del Mar Ionio, un elicottero della NATO è scomparso tra Italia e Grecia. Sul velivolo viaggiavano 6 militari che al momento risultano dispersi. Sono ancora in corso le ricerche del mezzo, improvvisamente sparito dai radar. L'avevano chiamata Standing Maritime Group, l'esercitazione NATO, con l'elicottero canadese che stava effettuando un servizio tra Italia e Grecia mentre sorvolava il Mar Ionio, improvvisamente è scomparso a bordo dai 3 ai 6 militari che, come detto, sono ancora dispersi. Ci sono le ricerche in corso. L'esercitazione era stata organizzata dall'Alleanza Atlantica e con l'arrivo dell'app cosiddetta Immuni, il governo vara il decreto legge. Eccola, nessuna limitazione per chi non la userà e tutte le informazioni verranno cancellate entro il 31 dicembre 2020. Arriva con il decreto legge del Consiglio dei Ministri la app Immuni. Ricordatevela, non la dovete scaricare. Il governo prima ci diceva che sarebbe bastato un 60%, adesso si augura che almeno il 30% degli italiani la scarichi, ma se non si fanno i tamponi a tutta la popolazione italiana, questa app prima non serve a nulla, evidentemente. Io il tampone non l'ho fatto e mai me lo faranno, perché sono sano, non mi sono mai ammalato, vado a chiederlo e mi dicono ripassi o non venga nemmeno. Se non si fa i tamponi, questa app è inutile. E comunque italiani, mi raccomando, toscani, liguri, elbani, umbri, laziali, non si deve scaricare, punto. Allora, poi andiamo a vedere quali sono le altre notizie del giorno. Arriva come contributo alla fine di questa seconda parte l'intervento di Salvo Cincotta sui termini di finanziamento e i contributi dello Stato che agli italiani continuano a non arrivare. L'interruzione, linea alla regia, grazie, a dopo.